Questa settimana è effettivamente densa di un sacco di casini e un sacco di cose, un sacco di... Mi piace di parlare di queste cose, è piacevole parlare di questi eventi, che sia la maratona come è stato per il mio ultimo video, oppure per quanto riguarda quello di cui vi sto per raccontare. Salve a tutti quanti, io sono Trenas e sono qua per parlarvi della situazione che si è creata tra i due principali enti di eSports al momento in Italia, almeno per la grandezza dei tornei che stanno organizzando, JEC e IGL. Allora, provo a fare un riassunto che non sarà completo assolutamente e tutte le informazioni che ho preso sono derivate dal video di Pedrini che ve lo linko in descrizione e vi linko anche il suo canale perché, signori, è bravo a parlare, parla benissimo dell'argomentazione, del discorso sugli esports, soprattutto per riguardanti l'Italia e nel suo video ci sono specifiche, molto specifiche, suona orribile da dire ma è effettivamente così, cioè il video è dettagliato, è fatto bene, io invece provo a riassumervelo in maniera più semplice. La situazione è questa. Molto semplicemente c'è questo, chiamiamolo battibecco, tra JEC e IGL per quanto riguarda la situazione torneistica attualmente. JEC se n'è uscita con un comunicato, IGL se n'è uscita con un comunicato di risposta. Praticamente ci sono queste due organizzazioni, una che organizza Lega Prima, che è JEC, e IGL, l'Italian Gaming League, che organizza l'omonima serie chiamata Italian Gaming League, che entrambe si contestano i due team. Il motivo del il perché si contestano i due team è questo. IGL, nel momento in cui ti iscrivevi, c'era questa clausola che diceva se tu giochi all'interno della IGL non puoi partecipare a tornei o comunque serie simili, eventi simili, in alcun'altra associazione. E questo ovviamente includeva JEC. Andremo a parlare dopo di che cosa penso di questa azione. Procediamo, dopodiché, dopo che è successa questa cosa, dopo che la gente si iscriveva a IGL, ovviamente non poteva più partecipare a JEC. Questo ha portato i Next Gaming ad uscire da Lega Prima e entrare all'interno di IGL e alcuni team sono stati costretti a creare o un team fratello o inserire il team minore in una delle due leghe in maniera da poter partecipare a entrambe e avere l'occasione di vincere in entrambe, perché comunque è nell'interesse delle multigaming, delle associazioni, delle organizzazioni che hanno dei team di poter partecipare e avere la maggiore visibilità, e questo non c'è niente da dire a riguardo, è la cosa giusta da fare. Maggiore si crea il brand dei singoli team, meglio è, assolutamente questa cosa non è innegabile. Però, che cosa succede? Come ho detto all'inizio del video, hanno preso e hanno cominciato a fare una serie, questo battibecco. JEC è uscita con questo annuncio in cui suggeriva, parlava ai suoi tesserati e li avvertiva di stare attenti, considerata l'organizzazione di IGL. IGL, per pronta risposta, ha detto che comunque l'organizzazione è diversa, quant'altro, e tutte le, tra virgolette, accuse che trapelavano, facevano sentire tra le righe all'interno del comunicato di JEC sono infondate. A me non interessa parlare effettivamente di cosa dice uno e l'altro, perché sparlarsi tra di voi io la trovo una cosa abbastanza sciocca, è inutile, è imbarazzante ed è poco professionale, sinceramente è davvero poco professionale. Ma non ho intenzione di parlare di questo, quello di cui ho intenzione di parlare è il fatto che sia stata resa esclusiva un torneo all'altro. Questo mi ha un po' toccato quando sono venuto a saperlo, perché mi preoccupava il fatto che la situazione degli esports già in Italia è così piccola e quindi c'è veramente poco da dividere. In un video passato io ho detto che la gente letteralmente che sta organizzando tornei, cose eccetera eccetera, si combatte le briciole tra visualizzazioni, soldi dei tornei e sponsorizzazioni varie ed eventuali da varie compagnie. Mi chiedo, davvero siamo in una posizione cresciuta talmente tanto in cui possiamo creare non una ma due leghe e queste due leghe entrano in competizione tra di loro, di cui una ha una clausola di esclusività? La mia risposta sinceramente è no. Al momento non penso che siamo ancora arrivati a quel punto. Un giorno ci arriveremo, perché l'Italia, per quanto vada a rilento, arriviamo anche noi alle cose nuove. Con calma, con il nostro tempo, il nostro caffettino, la pizzetta, con calma. Però ci arriviamo. Ci arriviamo anche noi a questo. A tutta questa situazione, questo ambiente in cui si creano delle compagnie che si competono tra di loro per poter regalare a voi giocatori professionisti dei tornei a cui giocare e a voi spettatori di vedere dei tornei interessanti a guardare, perché ci sono giocatori bravi che fanno parte di quella community, che sia Francia, Germania, Spagna, nord dell'Europa, ce ne sono veramente tante di comunità che già fanno questa cosa, ci sono delle realtà
più piccole che vivono all'interno di questa comunità, non come gli LCS o altri tornei più grandi di organizzazioni internazionali, ma proprio delle realtà regionali, statali proprio, che possono competere tra di loro per creare dei tornei, organizzare degli eventi. Ma sono in una fase molto più avanzata della nostra, sinceramente, molto più avanzata della nostra. Siamo indietro, con calma ci arriveremo, ma al momento provare a spartirsi un mercato così piccolo, con così pochi talent, non solo di commentatori, analisti, giornalisti di sports, ma anche di giocatori e di spettatori, è veramente risicato, è folle. E al ciò hanno detto l'idea probabilmente che è venuta in mente ai GL, ed è la seconda parte della mia critica al momento della situazione attuale, è: mettiamo un grosso premio per attirare la gente a guardare questo. Benissimo, benissimo, mi va benissimo la cosa. Geniale, investiamoci dei soldi dentro, così che la gente è più interessata a guardare, perché dice: oh mio Dio, è una competizione bella accesa, e le multigaming, i team, gli giocatori singoli sono più interessati a partecipare in un torneo che è bello grosso, insomma, a livello di monetario è bello grosso. Dopo aver parlato delle cose di esclusività, non voglio parlare di quello che si criticano l'uno con l'altro con l'organizzazione, è inutile quello. Però voglio guardare dall'altro lato della medaglia e dico: ok, IGL ha fatto questa cosa, in cui effettivamente si può discutere, io non sono d'accordo con la scelta, ma voglio sentire anche voi che cosa ne pensate su questa cosa di esclusività, perché a favore dell'esclusività ci sono delle argomentazioni, ad esempio il fatto che un mercato in più in competizione sforza la gente a investirci di più perché deve superare la competizione, ma al contempo crea una situazione disagiante perché c'è così poco da dividere al momento. L'altro lato della medaglia di cui voglio andare a parlare è: IGL ha annunciato un grosso montepremi per il suo torneo, per il suo evento, per la sua lega. E per quanto riguarda CEC? Lega prima, che dovrebbe essere, si setta, si propone, si promuove principalmente per il fatto che è stato fatto dall'ente che ha fatto più tornei, organizzato eventi, quant'altro, per rendere più credibili gli sport in Italia, e fino ad ora non posso dire un cazzo, il lavoro c'è stato. Non annuncia qual è il premio di Lega Prima. Sono passati 2 mesi che cerco ovunque, non ho ancora trovato da nessuna parte un comunicato di qualsivoglia tipo, e ho chiesto anche a Pedrini, che lui è 100.000 volte più informato di me, non si trova un comunicato sul premio di Lega Prima. Un impegno da non uno, non due, ma più mesi, e non si sa qual è il risultato finale. Come possiamo far passare per credibile una realtà in cui non riusciamo nemmeno a comunicare qual è il premio di questa serie? È come se dire la serie A non si sa che cosa si vince. Poi ti ritrovi, cioè, uno può pensare anche: toh, questo è il tuo premio, bravo, hai vinto la gloria. La gloria non è male, ma la sostanza dove sta? E non lo dico perché sono un money grabber di merda e mi piacciono i soldi, adoro i soldi, questo pace all'anima mia, adoro i soldi, però puttana troia, proprio non mi riesce a trattenermi. Scherziamo? Un impegno da più mesi e non si sa nemmeno qual è il risultato finale, qual è il premio, per così dire, perché non so nemmeno se si può definire premio finché non so che cos'è. Non concepisco la cosa, sembra così folle per quanto mi riguarda che non sta né in cielo né in terra. E non è che non lo sa il pubblico, ma la gente dell'ambiente lo sa, non lo sa nessuno. No. Ho provato a chiedere anche a persone che lavorano all'interno del progetto di Lega Prima e mi guardano e dicono: c'è un premio. Qual è? Beh, è un po' strano e un po' imbarazzante, soprattutto se volete proporvi come piattaforma principale, come ente principale di promozione degli sports. E io non lo dico con cattiveria, non lo dico per farvi critiche e basta, perché io spero davvero che le cose possano solo che migliorare, sia da parte di GL che da parte di Jack, perché le realtà che competono tra di loro vanno benissimo, sono perfette, creano competizione, la competizione porta al miglioramento, il miglioramento è solo che vantaggioso a noi che siamo il pubblico e anche quelli che ci lavorano all'interno. Ma porca troia, cerchiamo di mettere un po' le cose in sesto. E voi direte: ma Lapo, ma stai solo dicendo di fare le cose meglio. Sì, perché nessuno lo sta dicendo.
È questa la cosa. L'attuale situazione sta passando praticamente davanti a noi e nessuno sta reagendo, nessuno sta dicendo. Pochi, magari quelli che lavorano all'interno, magari alcuni giocatori, ma rimangono molto silenti. Non è una cosa che ne sta parlando il pubblico, non ne state parlando. Io non vedo nessun post, non vedo un singolo post, tranne quando è stato annunciato l'evento di IGL della sua Lega, che c'è stata questa cosa dell'esclusività. Ma al contempo questi due problemi di cui ho parlato nel video nessuno ne ha parlato, nessuno del pubblico, che siete voi i principali consumatori, e nessuno si sta protestando davvero. Voi cosa ne pensate? Perché magari sono io che mi sbaglio a protestare di queste cose, magari sono io che vengo dalla posizione sbagliata, dal punto di vista sbagliato, dall'angolo sbagliato, quindi la vedo nel modo sbagliato e c'è un modo corretto di vederla e mi sbaglio io. Può essere benissimo, assolutamente. Però voglio sentire la vostra opinione e infatti spero che in tanti commentiate qua sotto e proverò a rispondere anche io all'interno dei commenti qua sotto. Signori, è stato un piacere per me parlare di questa situazione, per quanto sia abbastanza migliorabile, però spero che questo video non venga preso male da parte di nessuno dei due enti, nessuno dei rappresentanti dei due enti, perché è soltanto una critica, ma la critica non è fatta con cattiveria, la critica è fatta perché io ci tengo davvero a questa situazione. Se la situazione può migliorare, ben venga. Signori, io direi che questo qua è tutto quanto per questo video. Io sono Terenas e ci vediamo al prossimo. Bella!